Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Stefano AkademadDog. Allora, oggi andiamo a fare la seconda parte del video che abbiamo introdotto nella scorsa volta, quindi quello inerente alla navigazione VFR. Come vedete qui sul desktop ho già preparato il programma Plan G insieme alla mappa che ci interessa. Ora vado a spiegarvi un po' come funziona. Ho potuto fare giusto un piccolo test di questo prodotto. Allora, per chi non lo conoscesse, questo è un programma assolutamente gratuito che potete scaricare dal sito ufficiale e mette a disposizione appunto una mappa abbastanza precisa e completa di quello che vediamo appunto a livello VFR. Ci sono varie tipologie di mappe, perché possiamo vedere sia la parte appunto VFR sia i dati inerenti alla navigazione IFR. Quindi sulla mappa vedete bene che possiamo inserire anche le aerovie inferiori, possiamo inserire la ILS lock per capire dove sono posizionati, possiamo anche cambiare eventualmente, o meglio mettere anche dei waypoint utente a livello IFR e VFR. Ci sono insomma tutte le informazioni che possono essere utili per pianificare un volo. Ora, io ho voluto fare una piccola prova di questo programma effettuando un volo dall'aerosuperficie di Roma Urbe fino all'aeroporto, se non ricordo male, di Rieti, LIQN. Allora, per fare questo mi avvalgo della mappa VFR che andiamo ad aprire. Questa ovviamente potete trovarla sia sulla parte appunto, io questa l'ho scaricata dal sito dell'ENAV nella sezione IP, come vi ho fatto vedere un po' di tempo fa, però comunque potete utilizzare Navigraph, potete utilizzare ChartFox, quello che preferite insomma. Allora, quella che ci interessa a noi fondamentalmente sono i punti di uscita dell'aeroporto dell'Urbe. Allora, qui purtroppo è un po' confusionaria, nel senso che ci sono tante informazioni, però intanto era per farvi vedere un po' come funziona. Allora, per la navigazione VFR ci sono dei punti, questi in rosso, che sarebbero i punti di uscita dallo spazio aereo. Ora, chi è più esperto di VFR sicuramente saprà correggermi e dovrà anche correggermi, perché ripeto, io ho un sacco di tempo che non tratto questo tipo di volo, però dalla scuola che ho fatto mi ricordo insomma che ci sono questi punti che sono i punti di uscita dello spazio aereo, e da qui poi ci si può sbizzarrire per andare dove si vuole, ma l'importante però è tenere a mente questi punti di uscita. Quindi, giusto per avere un po' un'idea di base, partendo dall'Urbe diciamo che ci si può affidare eventualmente all'uscita sulla Giustiniana, questo punto qui, e poi procedere magari in direzione nord per andare verso Passo Corese o per andare verso Morlupo, e da qui poi ci si sposta appunto verso Rieti. Ora, è ovvio che dovremmo tener conto anche delle eventuali restrizioni degli spazi aerei, perché ci sono quegli spazi aerei che non sono volabili perché ci sono magari dei campi di tiro a volo, dei lanci di paracadutismo. Cioè, queste sono tutte cose che ovviamente vanno tenute in considerazione se si vola a livello reale, ma qui purtroppo siamo sul simulatore, quindi cercherò giusto di farvi capire un po' i funzionamenti, le funzionalità del programma. Allora, torniamo quindi noi su Plan G. Abbiamo detto che ci interessa partire dall'Urbe. Quindi, dall'Urbe praticamente io posso inserire qui: inizia un piano di volo col tasto destro, inizia un piano di volo dall'aeroporto Liru, e lui lo inserisce qua. Dopodiché abbiamo detto che l'idea sarebbe uscire sulla Giustiniana, o mi pare che addirittura c'è anche prima porta come punto di uscita. Però, diciamo appunto, prima porta, che sarebbe probabilmente il cimitero, diciamo prima porta sarebbe il nostro secondo punto. Quindi possiamo inserire un waypoint personale, glielo possiamo dare come vogliamo, quindi un punto di riporto a vista nel nostro caso.
lo chiamiamo ad esempio prima porta, eccolo qua, prima porta, e lo andiamo a inserire qua. Quindi aggiungi web point personale al piano di volo e lui lo inserisce. Ci dà subito prua, quindi radiale e distanza dal primo punto, che sarebbe l'urbe, e quindi già abbiamo una sezione di piano di volo. Dopo prima porta ci possiamo spostare per raggiungere il nostro punto di Rieti. Quindi abbiamo da qui ovviamente varie alternative. Allora, intanto vediamo dove sta, eccolo qua, Rieti sta qui. Quindi possiamo da questo punto andare ad esempio, spostarci ad esempio verso Riano. Quindi anche qui stessa cosa, punto di porto a vista, Riano, e lo andiamo a inserire. Aggiungi waypoint. Dopo Riano ci spostiamo su Fiano Romano. L'ho già inserito? No, scusate, ho sbagliato. Elimina, cancella waypoint. Sì, allora qui creiamo waypoint personale Fiano Romano. Questo identificativo, ragazzi, ci serve semplicemente perché poi durante il nostro piano di volo il programma ci riporterà, ci notificherà appunto quando siamo nei pressi del nostro punto del piano di volo. Se mettiamo il waypoint 1, 2, 3 non ci ricordiamo poi effettivamente dove sono posizionati, quindi meglio avere un'idea più chiara. Da Fiano Romano possiamo tranquillamente spostarci verso Fara Sabina, quindi creiamo sempre Fara Sabina, ok, e lo andiamo a inserire. Poi per fare un bel pezzettone da qui ci possiamo tranquillamente dirigere fino magari a un punto abbastanza lontano, giusto per avere un po' più, che ne so, Ornaro potrebbe essere un'idea. Quindi creiamo waypoint Ornaro, eccolo qui, aggiungi, e in ultimo ci spostiamo verso nord e andiamo fino all'aeroporto LIQN. Questo è il piano di volo in linea di massima che abbiamo impostato. Nella home è possibile ovviamente dare come posizione di partenza ad esempio il parcheggio o direttamente la pista, come vogliamo, l'altitudine che sarà volata, quindi io direi 9500 piedi potrebbe essere una buona altitudine, velocità stimata grosso modo 140 nodi, vento ovviamente non lo possiamo inserire perché poi ci sarà il nostro Active Sky che ci dà l'idea, e quindi questa è l'idea iniziale. Ovviamente qui cliccando sul profilo dell'aereo possiamo crearne o aprire uno nuovo. Di default c'è un profilo per il Baron che ci dà appunto tutte queste informazioni. Io ho semplicemente fatto il test tenendo questo qui, ma potete poi sistemarlo e crearne uno come meglio volete. Allora, una volta fatto questo, noi possiamo andare ad avviare il nostro simulatore. Anche questo programma sfrutta il SimConnect perché appunto ci dà sempre la possibilità di rimanere allineati sulla posizione che abbiamo del nostro aeromobile fino a quella appunto che c'è sulla mappa, quindi questo è veramente molto molto comodo. Io personalmente l'ho potuto provare e devo dire che anche il ritardo effettivamente è molto poco, quindi è sicuramente un programma che ci aiuta molto per quanto riguarda la navigazione VFR. Consiglio a tutti quelli che volessero iniziare la navigazione VFR di scaricarsi dei pacchetti che riproducono l'Italia in fotoreale. Io personalmente non l'ho fatto perché intanto è un lavoro abbastanza lungo, ma poi ripeto, questo è giusto una parentesi che volevo aprire anche per il volo VFR, semplicemente perché mi interessava dare informazioni anche su quello. Allora, abbiamo aperto il nostro simulatore, ci spostiamo nell'aeroporto interessato, quindi l'Urbe,
partiamo direttamente dalla 34, giusto per farvi vedere un po' come funziona. Teniamo anche l'orario attuale, va benissimo. Adesso noi già da qui possiamo mettere connetti e il nostro plan G si connetterà al, eccolo qui, si connetterà al nostro simulatore. Adesso appena P3D si degna di caricare. Ah, giustamente, non ve l'ho detto all'inizio, ve lo dico adesso, io ho dovuto, cioè, o meglio, ho voluto riformattare il PC perché era un po' di tempo che non davo una bella pulita e quindi adesso ho riportato il simulatore sulla versione ultima uscita, quindi la 4.5 con l'hotfix. Se ne è discusso molto di questo hotfix sui forum, ho visto specialmente sul volo virtuale un po' di magagne, però adesso avrò modo insieme a voi di fare alcune prove e di verificare, insomma, il funzionamento dell'hotfix. Tanto comunque prima o poi dovevo aggiornare, quindi una volta riformattato mi sembrava anche giusto dare un'idea, cioè rimettere subito l'ultima versione. Allora, siamo sull'urbe, siamo sulla superficie dell'urbe, quindi accendiamo i motori così al volo, leviamo l'audio che fa casino. Ora, quello che volevo farvi vedere sono due cose essenzialmente. Allora, la prima è che appunto c'è il nostro bellissimo aeroplanino, ci dà in real time velocità, quota e radiale. Una volta che partiamo, adesso lo faccio partire, non ho messo ovviamente il meteo, ma giusto per evitare scossoni inutili. La seconda cosa è che questo programma, quindi Plan G, dispone anche di ci fa vedere in real time anche la posizione del traffico AI che abbiamo intorno a noi, quindi questo pure è molto comodo, visto che il VFR comunque viene fatto a vista e il traffico viene riportato a vista. Allora, ci siamo alzati in volo, leviamo il carrello. Sto usando la tastiera in questo momento, ma va bene uguale. Allora, ora il discorso qual è? È ovvio che, ecco, vedete qui già c'è un Airbus A320. Eccolo qui, Airbus A320, ce lo riporta anche Plan G, ce lo riporta anche qui, vedete si sta aggiornando un po' dappertutto. Quindi adesso lui ci sta già dicendo, ci sta dando appunto la posizione in real time del nostro aeromobile. A breve, vi faccio vedere appunto quello che succede, a breve ci sarà notifica che ci dirà che siamo in avvicinamento al punto X, quindi al punto che noi abbiamo messo nel piano di volo. Dicevo, come vedete, a livello visivo è fatto molto bene il terreno, non c'è dubbio, però è normale che se uno vuole fare il volo VFR per riportare precisamente un punto deve avere una visione un po' più chiara di quel paesino lì. Quindi in questo momento Plan G ci può dare l'idea di dove siamo, perché comunque, ripeto, con la notifica possiamo poi comunicare con l'ATC per riportare il nostro punto di riporto, ma altrimenti non avremmo modo di capire che effettivamente quella è prima porta. Cioè adesso qui prima porta, grosso modo, starà qui, non è che possiamo vedere effettivamente il cimitero, quindi sicuramente servirà un'informazione un po' più precisa da parte del programma. Quindi eccolo qui, Plan G, avvicinamento a prima porta. Quindi noi dalla nostra mappa possiamo già comunicare che stiamo riportando prima porta. Da prima porta la radiale per Riano è 011, quindi io adesso faccio una leggera virata a destra e cominciamo a girare verso Riano. Ci regoliamo grosso modo con l'HDG 011, potrebbe quasi essere corretto, mentre poi questo può essere anche fatto con l'autopilota, ma insomma se stiamo volando VFR l'autopilota mi sembra un po' fuori luogo. Quindi eccoci qua, abbiamo virato, ovviamente non siamo esattamente allineati alla linea, ma insomma non è proprio facilissimo tenere allineati i punti. E ovviamente ci possiamo anche aiutare, se volessimo, anche con il GPS, giusto per avere appunto un'idea
di base su dove siamo, ma ripeto, Plan G comunque su questo è molto molto preciso. Quindi ragazzi, io spero di esservi stato utile. Ovviamente Plan G dispone di varie funzionalità, si può fare anche un volo IFR, si può anche modificare la rotta del piano di volo, vedete, semplicemente inserendo o spostando dei punti in maniera manuale, quindi possiamo tranquillamente fare quello che ci pare, perché lui comunque ci può mettere i punti che vogliamo noi. Però comunque quello che è l'utilizzo più semplice e più classico è quello che vi ho fatto vedere, cioè quello appunto di inserire dei punti a mano e dare poi al programma il nome, giusto per avere poi i report corretti. Quindi, come vi dicevo, spero di aver fatto cosa gradita. Se ci sono richieste, o meglio, se ci sono delle correzioni che volete fare, fatele tranquillamente nei commenti, perché sono sicuro che c'è gente che è molto più brava di me in questa cosa qui. Sì, scusate ragazzi, è squillato il telefono. Dicevo, ovviamente se ci sono dei commenti, o chi magari conosce meglio questo programma e vuole aiutarci a capirlo un po' meglio e a dare magari delle informazioni in più, lo può fare tranquillamente nei commenti. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Passate una buona serata e statevi bene. Ciao a tutti.